Narrami, o Musa, dell'eroe e della sua ira funesta, che tanto dolore inflisse ai nemici, agli avversari incontrati e sconfitti lungo il cammino. Invidia degli dei, che l'hanno accolto sull'Olimpo e ne hanno trascritto le gesta su tavole leggendarie per tramandarne il mito ai posteri. L'uomo Technologicus è stato generato dalla tecnologia presente in tutti gli aspetti della vita, compreso lo sport. Oggi siamo di fronte ad eroi moderni, in grado di sfidare il tempo e lo spazio. Una coppa del mondo generale, una generale di parallelo, tre coppe del mondo di slalom parallelo e due di slalom gigante parallelo. Successi a cui vanno aggiunti sei medaglie mondiali, tra cui una d'oro e il quarto posto alle Olimpiadi di Pechino 2022. Ad oggi, suo miglior risultato olimpico. Lo snowboard per me è divertimento, passione, lavoro diventato per fortuna e libertà. Prima dello snowboard facevo il carpentiere in legno, lavoravo a Val di Funes dove sono cresciuto, però d'inverno avevo libero e lì ho scoperto la mia passione per lo snowboard. Quanti ossi mi sono rotto? Adesso per fortuna solo uno. La clavicola quando ero giovane, però basta. Faccio a settembre 42 anni e questa è la 22esima stagione in Coppa del Mondo, la sesta Olimpiade che faccio, e però devo dire c'è tanta passione per questo sport, non solo per questo sport, in generale per lo sport, per cui penso che la chiave più grande che possa essere ancora qua. Ci sono atleti che vanno veramente forte, che possono essere tranquillamente i miei figli, però no, non mollo così veloce. Per restare sempre un po' in forma, certamente ci vuole tanto lavoro fisico, che d'estate lo faccio tanto palestra, tanta bicicletta, che è anche tanto divertimento. E per mentale ho tantissima esperienza da giocare, quello mi aiuta a rimanere giovane, per cui ho quasi sempre una risposta in ogni situazione. Sì. Archimede diceva: datemi una leva e vi solleverò il mondo. L'attrezzatura nello sci, così come nello sport in generale, sta assumendo un ruolo sempre più importante. L'innovazione tecnologica, infatti, garantisce performance sempre migliori che permettono oggi agli atleti di sfruttare appieno il proprio potenziale. Per lo snowboard sì, ci vuole tanta resistenza, tanta forza, la combinazione di questi due fattori, che significa palestra, bicicletta, camminata in montagna, scatti, e quello è la costanza, ci vogliono 5-6 giorni a settimana per tutta l'estate, per cui poi arrivi a un buon livello. Quello che fai d'estate viene ripagato in inverno. Adesso ho 42 anni, la reattività, certamente con l'età va giù la coordinazione, che sto facendo oggi qua con il mio allenatore Matteo Artina, e frutto di andare in pista atletica per migliorare ancora questo. Uso dispositivi medicinali, mi aiutano per l'equilibrio, nel mio sport ci vuole tanto equilibrio, perché praticamente io cambio velocemente da una lamina all'altra, ma lì l'equilibrio ci vuole tantissimo, praticamente su un spigolo sull'altro, e per cui che mi dà una mano in equilibrio mi dà veramente una grande mano. Sì. Ci sono varie scioline, varie solette sulla tavola, c'è tanta tecnologia nello sport. Sì. Il dispositivo dà degli stimoli meccanici, sono stimoli di vibrazione meccanica focale. Questo stimolo, se è continuo, riesce a dare un aumento della capacità propriocettiva. La novità sta proprio nel fatto che è indossabile questa vibrazione e mi dà lo stimolo continuo al mio sistema nervoso centrale. Parliamo di un dispositivo medico che è composto essenzialmente al suo interno da un nucleo formato da milioni di nanoparticelle. La peculiarità di queste nanoparticelle è che a contatto con la pelle si attivano. Questa attivazione genera uno sfregamento, uno strofinamento fra l'uno e l'altro, e questa frizione autoproduce una nanovibrazione meccanica impercettibile.
Nel futuro mi vedo che farò l'agricoltore, però anche qualcosa nella nostra squadra, aiutare i miei compagni giovani di arrivare nei buonissimi livelli, e vorrei dargli una mano e soprattutto dargli un po' della mia esperienza. Vorrei rimanere in questo ambiente, che l'ho sempre desiderato a farlo, e per cui mi piacerebbe continuare, e poi 2026 è subito dietro l'angolo. Sarebbe la 7ª Olimpiade, sì. Per riuscire in un'impresa servono coraggio, sacrificio, impegno. E una tavola da snow su cui poggiare sogni sempre più grandi, come coppe da alzare in cielo. Polvere di stelle da indossare al collo, pronte a brillare nel cielo delle Olimpiadi, dove la danza delle emozioni non conosce né spazio, né tempo, e tantomeno età, di chi è pronto a ballare una volta ancora.